Do il benvenuto a nome dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti di Trieste. Vi ringrazio per la vostra presenza. La detta stampa del Trieste Task Force che chiede Scozzai. La nostra dottoressa Sparavier, la dottoressa Sparavier, che segue il nostro ambulatorio, che è sempre con noi e ci supporta con la sua presenza. Una serie di istituti che lavorano proprio nell'ambito della ricerca e della formazione, e vogliamo portare un messaggio forte che chiaramente vuole dire collaboriamo assieme. Perché oggi l'Unione Italiana Ciechi ha una realtà come l'IRIFOR per la formazione, ha l'Istituto Nazionale di Valutazione Ausilio e Tecnologie che insieme al Ministero certifica e valida tutte le tecnologie che possono essere hardware o software che riguardano la vita di ogni giorno, quindi l'accessibilità, che per noi è una parola importantissima. Uno standard nazionale per quanto riguarda gli ultimi problemi, i monopattini, perché è stato applicato da Lime e da Bird, che sono due grandissimi bike share, società di bike sharing internazionali. Capite questo? E questo vuol dire sviluppare un progetto, sviluppare qualche cosa che possa stare in piedi in un certo modo. Essere più concreto possibile, ma ho manifestato e manifesto anche con voi adesso la piena disponibilità a ragionare sia sui grandi temi sia sulle piccole cose che concretamente quotidianamente si necessita per migliorare quella che è l'accessibilità di cui hai parlato Marino e quella che è la mobilità di ciascuno di noi. Per cui l'ho detto alla Presidente nel corso di un incontro, oggi mi scuso se verso le 10:15 vado via, ma vado in regione proprio per temi che sono legati sia alla mobilità sia, è alle 11:15, oggi ce l'ho con le 10:15 qui Dovegna, sia alla mobilità sia purtroppo io dico a quello che gli eventi atmosferici, ciao buongiorno, hanno causato a Barcole, quindi è un tema che dobbiamo cercare. Veramente piacere il vostro invito. Ritengo che non si debba parlare solo di accessibilità, ma proprio di fruibilità, e quindi sono in realtà lo ritengo molto utile che mi date la possibilità di conoscere meglio quelle che sono le vostre iniziative, le vostre proposte. Il tema di grande, cioè ci trovo assolutamente sensibili e interessati, perché una città per tutti è il nostro obiettivo. Ricordo molti anni fa ho fatto un corso per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche, dove in Italia il problema era normato soltanto da un decreto. Ricordo un collega svedese che era arrivato qui ed era rimasto scioccato dal fatto che c'erano i percorsi preferenziali, mentre invece in Svezia tutto era ovviamente accessibile e libero. No? Come diceva Marino, Vetismart è uno standard nazionale anche in Astra, che è la Confindustria del trasporto pubblico italiano. Qualche mese fa, Marino lo sa, ma credo che anche voi avete visto l'intervento che fece al Senato qualche mese fa, anche al Senato la tecnologia è stata presentata, quindi è una tecnologia oggi diffusa, radicata, consolidata, importante perché stiamo parlando di 1000 autobus tra urbani ed extraurbani su cui installare ulteriori radiofari interni ed esterni, quindi con i cablaggi che l'installazione del radiofaro comporta, quindi sono lavori importanti. Io conto che entro l'anno prossimo però il cantiere si possa attivare. Questo veramente è un grande orgoglio, perché aver portato un'eccellenza in tutta Italia e vuol dire portare Trieste in tutta Italia, e questo ci rende veramente orgogliosi. È riconosciuto assolutamente universalmente, ma le leggi ne contengono alcune, ma non sono obblighi. Qua si parla di buon senso, di una prassi, un metodo per rendere più facile la vita a tutti. Presidente dell'Ordine degli Architetti, il dispositivo ad oggi rispetta innanzitutto l'ergonomia e il peso del bastone bianco, quindi si nasconde dentro il manico del bastone bianco.
È un dispositivo che non ha bisogno di conoscenze informatiche, solo due pulsanti, uno serve per accendere, per ascoltare, eccetera, eccetera, l'altro serve per prenotare quello che a noi ci interessa. Il concetto è quello di poter sentire attraverso un altoparlante che è integrato e quello che io attorno nel complesso ambiente urbano. È possibile per essere presente a contatto con le persone, prendere più appuntamenti possibili, perché è vero che viviamo nell'epoca digitale, ci sono i cellulari, ma nulla sostituisce la presenza, la prossimità e il rapporto umano. No, non è la stessa cosa. Io vi dico che gli incontri che organizzo in assessorato, quelli che riescono meglio sono quelli in cui noi siamo tutti attorno ad un tavolo e ci dedichiamo del tempo. È giusto che tutti abbiano consapevolezza di ciò che significa servizi sociali. Ebbene, il mio assessorato, l'assessorato alle politiche sociali e al welfare e relativo dipartimento, a ieri, dati di ieri sera, hanno in carico 14.050 persone di Trieste per temi di fragilità. E siamo stati molto fortunati perché abbiamo avuto una donazione piuttosto importante che ci ha permesso di arricchire l'ambulatorio con delle strumentazioni che ci permettevano di fare una visita oculistica assolutamente adeguata come ero abituata a fare in clinica o nel mio ambulatorio. Quindi ho cominciato con i soci, però poi mi sono detta, abbiamo a disposizione questa struttura, perché non allargarla?